Maurizio Gasparri, ben trovato, benvenuto. Sì, però c'è un tema. Forza Italia, buongiorno, lo conoscete buongiorno. Molto bene tutti. Gasparri, io con lei devo parlare anche degli stati generali, perché mi deve spiegare perché mi ha deciso di non andare, perché Villa Pamphilj certo. la considerate una sede poco istituzionale, troppo uno show, avete detto. Però insomma, mi dica anche la sua su questa vicenda, perché mi interessa molto. Guardi, io le racconto un episodio che è capitato a me per dire come sono le regole complicate. Una sera, durante la fase critica, nel mese di marzo, non ricordo adesso la data esatta, mi telefona il ministro dell'Interno, quindi le cito dei fatti con persone che, insomma, non citerei se non fossero fatti riscontrabili. La Morgese mi chiama, mi dice, guarda, abbiamo un problema, perché c'erano delle persone in Calabria che erano residenti in Sicilia e il presidente Musumeci, in quel momento di chiusura massima, si ricorda che a un certo punto Musumeci disse non entra nessuno in Sicilia, se lo ricorderà, perché c'era la preoccupazione della fase dell'epidemia. Queste persone erano residenti in Sicilia e avevano diritto a tornare, però ovviamente stavano dall'altro lato dello stretto e il ministro aveva difficoltà a convincere il presidente Musumeci, dall'altro lato c'era il presidente Santelli, poiché sono dell'area politica del centrodestra, io conosco il ministro dell'Interno e sono una persona, insomma, che ha una sua responsabilità nel contesto politico, al di là dei ruoli di opposizione, non ho incarichi di governo, mi chiese di intervenire, io intervenni, parlai col presidente Musumeci, con la presidente Santelli e si trovò una soluzione di transito. Allora vuol dire che in alcuni momenti il manuale non c'è, come dicono certo. molti, e anche i rapporti, le relazioni. E le cito un caso che io mi ero meravigliato, disse al ministro dell'Interno, ma dice no, guarda, tu forse lo puoi convincere per i rapporti personali, il buonsenso. E risolvemmo un caso. Sulle zone rosse si discuterà a lungo di questo potere, però io ho visto quello che lei anche ha visto l'altro giorno, il procuratore di Bergamo che sta svolgendo questa indagine ha detto in un'intervista, qualcuno l'ha criticato, però quando le interviste sono fatte a carico di esponenti del centrodestra non vengono criticati, che secondo lei è il governo che doveva assumere delle decisioni. Sono successe situazioni diverse, o nel Lazio, noi abbiamo avuto alcuni sindaci di centrodestra, a Campagnano ci fu un'emergenza per una RSA in un piccolo comune della provincia di Roma, abbastanza celebre ma piccolo, il sindaco gli dovettero far fare, gli imposero una zona rossa. Quindi io credo che sia giusto fare gli accertamenti del caso, però tenendo conto che forse per l'emergenza vadano stilate nei momenti di non emergenza delle Bravo. Regole più precise. Concludo prepariamoci, dicendo, sono d'accordo con lei, prepariamoci. Allora, i posti in terapia intensiva, adesso si dice, scusatemi. Ma a Milano o ad Ancona non è, mi fa finire, si dice a Milano o ad Ancona non è ricoverato più nessuno in terapia intensiva, meno male, i posti in terapia intensiva si fanno per l'emergenza, io qui nel mio ufficio ho gli estintori, ma non mi auguro c'è di dubbio, non usarli sono mai, d'accordo con che lei. Faccio, li butto via gli estintori? Allora, scusate.